professor Bernardo Bertoldi dell'Università di Torino. Grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Con il suo aiuto vorrei proprio partire da queste caratteristiche in comune, no? Perché si tratta sempre di due aziende familiari con una lunga storia nel settore dolciario e tra l'altro due aziende che hanno sempre deciso di restare fuori dalla borsa. Ecco, come vede questi elementi in comune dal punto di vista strategico potranno garantire un successo dell'operazione? Beh, credo ci siano due considerazioni da fare. Una, come dice lei, dal punto di vista degli azionisti. Sicuramente sono due aziende che hanno una grande storia di proprietà familiare, che hanno preso grandi decisioni basate sul rimanere aziende familiari, sul proteggere, preservare alcuni valori, e quando queste famiglie si incontrano e poi una compra l'azienda dell'altra, di solito viene rispettata moltissimo la storia, la cultura, il modo di fare le cose dell'azienda acquisita, e un po' si vede anche, credo, già dai primi comunicati, per cui Wells Enterprises resterà un'azienda diciamo indipendente, con i suoi siti produttivi, col suo sistema di ricerca. Quindi sicuramente sono delle acquisizioni che tengono in vita anche lo spirito imprenditoriale dei fondatori dell'azienda ceduta. Poi c'è una parte strategica invece, cioè adesso vedo il video del Blue Bunny. È un marchio che noi forse conosciamo poco, ma che negli Stati Uniti è iper famoso. Direi un'eresia dire come la Nutella, però sono marchi famosissimi. Quindi e c'è una strategia che Ferrero ha avviato dall'arrivo del dottor Giovanni alla guida, di andare a cercarsi questi marchi che sono marchi simili a quelli che il signor Michele ha creato, ma che sono stati creati da altri e che vengono inseriti in un sistema industriale, in una strategia più complicata, più grande, più internazionale, e quindi hanno più possibilità di crescere e di svilupparsi. Anche qui il paragone può sembrare strano, ma non è lontano da quello che ha fatto il neotornato Iger alla Walt Disney, cioè mettere Star Wars, mettere Marvel, andare a cercare marchi che, messi dentro il sistema imprenditoriale, in questo caso creato dal signor Michele, in quel caso creato da un altro grande imprenditore come Walt Disney, crescono e diventano aziende più forti e marchi più diffusi. Ecco, ma le voglio chiedere, quindi dal suo punto di vista la strategia è più guidata da marchi ben conosciuti piuttosto che invece dall'area geografica, perché non è la prima acquisizione negli Stati Uniti. In realtà Ferrero nel 2017 ha già acquisito le attività di Fannie Mae, l'ex business dolciario di Nestlé, e poi i biscotti e gli snack di Kellogg's nel 2018. Dunque le voglio chiedere anche dal punto di vista geografico se c'è una strategia ben definita, cioè se Ferrero guarda con particolare attenzione prevalentemente agli Stati Uniti. Qui mi faccio dare due risposte, una più contestualizzata su che cos'è che è Ferrero e una poi invece più contestualizzata su che cos'è il mercato americano della distribuzione. Secondo me dobbiamo prima di tutto guardare la storia imprenditoriale della Ferrero, che nasce come azienda vicino al cliente, intendendo come cliente il rivenditore. C'è un'intervista bellissima del signor Michele degli anni 60, in cui lui racconta dei suoi 2000 automezzi, del fatto che va a trovare i suoi 250.000 rivenditori ogni giorno, che è vicino al cliente inteso come, che oggi si direbbe, B2B. Poi la strategia del signor Michele evolve e diventa focalizzata sul consumatore finale, sul consumatore su quella che lui chiamava la signora Valeria, e nascono questi marchi super collegati a bisogni che noi abbiamo. Cioè il Ferrero Rocher è geniale, è un momento è lo scarto di un regalo ogni giorno, è l'ovetto Kinder, è la Pasqua tutti i giorni, sono una serie di prodotti inventati fuori da ogni categoria commerciale, perché nessuno sa che cos'è la Nutella, è la Nutella, non sì, le creme spalmabili, ma non è vero, è una categoria a sé stante. E quindi nascono una serie di prodotti che sono collegati a questa signora Valeria, che partono da quello che il signor Michele chiamava
il pastone dolce, no? Che era l'antesignano della Nutella, e che lui chiamava il dolce degli umili, no? Le piccole gioie quotidiane. E questo ha fatto della Ferrero la Ferrero del signor Michele, che tutti conosciamo. Poi, come tutte le imprese familiari, per avere successo, per continuare ad avere successo, devono evolvere. E il dottor Giovanni non ha fatto altro che sostituire questa macchina di creazione di prodotti unici, che probabilmente nel contesto competitivo attuale era impossibile, andando a comprare marchi unici altrove. Tutti noi conosciamo i biscotti danesi, quelli pieni di burro, o i biscotti dell'Acre, che sono le lingue di gatto arrotolate. Sono prodotti che la Ferrero ha acquistato, ma che sono prodotti nel loro mondo unici. E questo è, secondo me, una continuazione dell'evoluzione dell'essenza imprenditoriale del signor Michele, che poi è arrivata negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono un mercato enorme, una distribuzione complicatissima, per cui qui si è dovuto avere delle dimensioni. Il mercato della distribuzione ha operatori molto più grandi dei nostri. Adesso Walmart è l'esempio principale, ma non è l'unico. Kroger, che appena concluso un paio di fusioni, fa vedere come si sta consolidando il mercato della distribuzione, e la Ferrero deve passare dal mercato della distribuzione. Quindi ha bisogno di dimensione, ha bisogno di quantità di marchi, ha bisogno di capacità dimensionale e produttiva negli Stati Uniti, e di qui si spiega l'acquisto del ramo Nestlé, l'acquisto dei biscotti Kellogg, le caramelle Ferrara, tutto quello che è stato fatto per dare una dimensione anche americana all'essenza imprenditoriale del signor Michele. Ma il meccanismo rimane sempre lo stesso: trovare prodotti che sono, diciamo, unici per il prodotto, per il consumatore. Questo crea le premesse per poi poter produrre quei prodotti e commercializzarli in grandi volumi. Ecco, per proseguire proprio nel suo ragionamento, si tratta di una delle poche grandi società italiane che ha deciso di crescere per linee esterne, pur mantenendosi di fatto italiana. Pensiamo, l'altro esempio può essere Luxottica. Al contrario, no, critichiamo molto spesso il nanismo delle imprese italiane, perché molto spesso non è vero che piccolo è bello. A questo proposito le chiedo se vede dei paragoni tra queste due grandi storie di successo, Luxottica e la Ferrero, anche forse proprio per lo spirito dei due fondatori, e se condivide questa lettura, cioè anche come superare, serve più coraggio forse alle imprese italiane per espandersi anche all'esterno? Qui credo anche che questa domanda è incredibilmente interessante, difficilissima risposta. Allora, una è semplice, cioè serve più coraggio. Io credo che gli imprenditori italiani di coraggio ne abbiano da vendere. È chiaro che se confrontiamo il signor Michele Ferrero, cavaliere, anche il signor Michele era cavaliere del lavoro in realtà, però diciamo persone come Ferrero e Del Vecchio, e beh, aver quel coraggio lì e quella capacità lì è come confrontarsi con i grandi campioni del mondo che oggi fanno il mondiale di calcio, essendo un calciatore del mercoledì del calcetto. Cioè, gli altri imprenditori possono imparare. Balocco, che è mancato quest'estate, che dell'impresa Balocco, diceva: avere nella stessa regione la Ferrero è come avere compagno di banco un premio Nobel, no? Impari tantissimo. Quindi quelli sono casi estremi di eccellenza italiana, però io credo che gli imprenditori italiani questo lo facciano anche nel loro piccolo. Sul nanismo delle imprese italiane io ho una convinzione controcorrente: le imprese italiane non sono piccole, le imprese italiane sono grandissime in settori industriali molto piccoli, perché ci siamo specializzati, perché siamo artigiani nell'animo, perché siamo dei trasformatori, non abbiamo materie prime, non abbiamo grandi complessi industriali, non abbiamo probabilmente anche i posti fisici dove fare i grandi stabilimenti alla Ruhr. Quindi noi siamo grandissimi in settori piccolissimi, tant'è che siamo pieni di aziende che sono leader mondiali in settori piccoli. Basti pensare all'Ima di Vacchi, all'Azimut Benetti dei vitelli, cioè aziende che negli yacht, nei macchinari, sono le prime al mondo. Però sono piccole, perché quei settori lì sono piccoli, ma non è colpa degli imprenditori. È naturale che la capacità artigianale, la capacità di fare le cose in un certo modo industrialmente italiane sono fatte così. L'altro esempio è Rana nella pasta ripiena. Quanta pasta ripiena c'è nel mondo? Eppure la Rana è il leader mondiale della pasta ripiena. Chiaro che se il mercato della pasta ripiena fosse grande come il mercato delle automobili, avremmo un leader mondiale nella pasta ripiena più grande. Ma non sono piccole le nostre imprese, sono grandi in settori piccoli.
Grazie, grazie mille professore per la sua analisi. Grazie al professor Bernardo Bertordi dell'Università di Torino. Buon lavoro e anche buon ponte. Grazie a voi, a presto.